percezioni fra i ricordi. Molte volte, mentre sono da solo oppure in compagnia di altre persone, mentre faccio silenzio oppure parlo di qualcosa, lo sguardo si volge nel vuoto e guarda come se ci fosse un oggetto. Chi mi osserva capisce che in quel momento non sono esattamente in quel luogo. È difficile dire con precisione dove io possa essere. Comunque sono nel passato. Comunque sono lontano. È come se proiettassi fuori di me un film che viene dal mio spazio interno, che viene da un mondo che ha lasciato delle tracce dentro di me pur non esistendo più. Mi chiedo di che cosa si tratta. Capisco che si parla di una sensazione misteriosa legata alla memoria. Ma la memoria diventa difficile da definire nei suoi limiti, quando spazia talmente oltre da non essere più un accessorio, bensì diviene condizione senza tempo che impera in una speciale atmosfera dentro di me. Probabilmente mi rendo conto che una certa atmosfera di già vissuto confonde la percezione del momento, poiché è evidente che il vissuto momentaneo si miscela con un'atmosfera del passato. Questo passato è come un ponte che corre immerso nella distesa di acqua di un acquedotto sotterraneo. È una strada, ma è immersa nel tutto e ne fa parte. Con il tempo mi sono abituato a vivere tale sensazione, pur rendendomi conto che essa rappresenta una singolarità. Penso di capire perché mi accade. Ho sempre avuto non poche difficoltà a sentirmi completamente inserito in un contesto. Una forma di estraneità pervade il mio sentire, legandomi a un mondo che non è il qui ed ora. Tutto ciò, lungi dal distrarmi, al contrario mi rende più presente che mai, lucido e penetrante, come se guardassi la realtà da una navicella che sorvola con precisione il territorio e lo esamina con precisione impareggiabile nello spazio e nel tempo. Fuori del tempo, fuori dei luoghi, eterno e intoccabile, come un guerriero che solca l'universo e non può fermarsi. Che cosa mi accadrà? Che cosa mi rappresenta? Che cosa è il senso della mia vita? Per capirlo, basta vedere come do la mano nel salutare. Accolgo la mano dell'altro con fermezza e delicatezza, accompagno il gesto anche con la mano sinistra. Poi faccio scivolare la presa ed uso lo sguardo per provare le stesse sensazioni che provo di continuo nell'onnipresenza contemporanea di un'infinità di persone che ho incontrato nel passato lungo un periodo di tempo che supera la mia vita. La verità è che tutti gli incontri restano nitidi e presenti, come se non avessi limiti di memoria. Vi racconto queste cose, casomai succeda ad altri qualcosa di simile a me. Così si sentiranno meno strani e meno soli. Quando il tempo è infinito e si odono le traiettorie dei pianeti e delle stelle nell'eternità, i luoghi e le situazioni divengono un particolare di poco conto e tutto si staglia nell'infinito con un perenne senso di nostalgia, un grande bisogno di rimettersi nuovamente in viaggio,
ed accelerare tra una galassia e l'altra. Il senso di derealizzazione è legato sempre ad un viaggio in corso. È utile che io racconti come mi sento. È utile che io esterni ciò che è così segretamente operante in me. Lo faccio per trovare argomenti più interessanti, al fine di relazionarmi con altri su piani meno scontati. Forse, se fossimo disposti a parlare di ciò che proviamo, potremmo riuscire a prenderci cura di quella porzione che si affaccia sui meccanismi possibili di crescita della nostra condizione umana. La riuscita di quello che facciamo è l'espressione dell'autenticità con cui abbiamo voluto condividerne il senso profondo. Salvatore Raino.